Termini di Idee viene presentata dal sindaco Burrafato e Gioacchino Di Verbo. Mi pare scontato rappresentare l'idea perché partiamo dalla difficoltà che vive la nostra città, che comunque è un territorio coeso che si vuole mettere in gioco e vuole mettere in campo delle idee nuove per rilanciare la nostra comunità. È pur vero che la crisi dei Termini è un po' la punta più avanzata di tante aree di crisi, per cui molto probabilmente si può pensare di strutturarlo a Termini per poi trasferirne gli effetti e la portata al di là del nostro territorio. Siamo convinti che la ricetta per uscire dalla crisi, oltre le ricette nazionali, si possono venire fuori anche dai territori, quindi proposte che vengono dal basso e proposte che possono avere delle amministrazioni comunali responsabili che in tempo di crisi vogliono ripartire proprio dal territorio. A noi non piace le citazioni, non piacciono le citazioni, però ce n'è una del professor Attali che ha curato un po' le sorti del paese francese, in cui dice che di fronte alle crisi la ricetta più forte è quella di uno sviluppo armonioso che possa partire dal basso. Parto dalla situazione Fiat e mi sembra del tutto doveroso una brevissima considerazione. Dopo 30 anni il nostro territorio è stato stuprato da un insediamento produttivo posto a 30 metri dal mare. Oggi siamo di fronte a una crisi tutta in salita, perché da una parte auspichiamo la mobilità incentivata per 640 lavoratori, ma al contempo pensiamo ad un reimpiego di 1.312 lavoratori in qualche maniera negli ex impianti della Fiat. Abbiamo fatto delle proiezioni, abbiamo dei dati oggettivi che sono stati elaborati dallo Svizzera e ci dicono che la differenza tra lo stipendio e la cassa integrazione nei prossimi 6 anni sarà un importo complessivo di circa 6 milioni di euro. È chiaro che questo ci fa molto preoccupare, soprattutto in ragione del fatto che abbiamo dei lavoratori che sono solo parzialmente coperti dagli ammortizzatori sociali, hanno un'inattività prolungata e soprattutto siamo ad un rischio di povertà. Qual è l'idea e qual è lo schema logico dell'idea? L'idea proposta e selezionata da Italecampo prevede un deciso intervento dell'amministrazione comunale che parte dal suo sportello di intermediazione al lavoro. Si pone di fronte a una platea che è fatta dai disoccupati giovani e dagli over 45 e attraverso un percorso che parta da un orientamento e poi un bilancio di competenze possa portare ad una formazione diversa da quella a cui siamo abituati in regione, di una formazione intelligente che guardi alla cultura di imprese e soprattutto possa pensare a imprese familiari intergenerazionali di recettività e che starebbe fiere e soprattutto ad un network che possa pensare a servizi al turismo per il territorio. È chiaro che in questo servizio noi pensiamo di metterci qualcosa di nostro, per cui pensiamo di mettere in campo un fondo di garanzia per il microcredito a carico del bilancio comunale, ma pensiamo anche ad un sistema di sgravi di tributi locali che possono valorizzare questa nostra proposta. Per cui siamo convinti che, il nostro triangolo Termini, Cefalù, Madonia abbia tutta la capacità di fare rete per poter proporre servizi di promozione turistico-culturali che possono guardare al nostro territorio dal basso, soprattutto riprendendo le vocazioni di quel territorio. Termini la vocazione archeologica, Cefalù una posizione matura sotto il profilo dei posti letto e le Madonie che sono un parco naturale e un bene paesaggistico di grande rilievo. Al contrario, gli effetti indiretti sul nostro territorio non saranno nient'altro che una valorizzazione del capitale umano, soprattutto per la costruzione e il rafforzamento dei rapporti umani interni alla nostra comunità. Noi viviamo già dei casi di più soggetti che vengono a Termini scegliendo un modo di fare turismo in maniera diversa, cercando l'integrazione col territorio piuttosto che la struttura turistica in quanto tale vocata ad attrarre il turista ospite. Dall'altro lato pensiamo anche ad una valorizzazione e efficientamento energetico dei nostri edifici, ma anche pensiamo che in un territorio come questo, che è stato capitale dell'automotive per un certo periodo, si possa pensare di farla anche la base sperimentale per un utilizzo dell'auto elettrica e per una mobilità dolce da destinare ai turisti ospiti. I risultati attesi, pensiamo che da questo processo potrebbe venire occupazione per 500 lavoratori, ci saranno circa 35 imprese che potrebbero determinarsi. Vado avanti e vado velocissimamente alle due considerazioni finali.
Io penso che rispetto ad altri territori il nostro triangolo potrebbe consentirci di dare un'immediata leggibilità ed una portata concreta dell'iniziativa in pochissimo tempo. Non c'è bisogno di tanti investimenti, ci vuole la voglia di farlo e soprattutto una grande valorizzazione della risorsa del capitale umano. In ultimo, e mi permetto di concludere con questa considerazione, penso che un bel gesto della nostra città che vogliamo mettere a disposizione di Italia Camp è se ci fossero delle idee che vengono da questo dibattito di oggi e che hanno difficoltà allocative, termine pronto ad accoglierle.